Ciao ragazzi, sapevate che a Bovolone, che non si trova in una zona a vocazione propriamente enologica, passano ogni anno milioni e milioni di bottiglie? Questo è reso possibile perché un'azienda, la ST Internazionale, da più di 20 anni si occupa di trasporti legati al mondo del vino e degli alcolici, un mondo che richiede delle competenze ben specifiche sia a livello tecnologico che a livello burocratico fiscale. Questo infatti non è un semplice magazzino, non è soltanto un luogo in cui arrivano merci e da cui partono merci. È un qualcosa di più, è un concentrato di competenze tecnologiche, fiscali e burocratiche. Insomma, un lavoro che va ben oltre i semplici pallet che vengono stivati qui. ST Internazionale è nata nel 1983, diciamo dopo esperienze dei soci avuti in varie altre aziende. L'azienda è nata come spedizioniere General Cargo. Ci siamo sempre occupati un po' di tutti i settori marceologici. L'idea di inserirci sul mondo degli alcolici è nata appunto a fine anni 90. Ci siamo accorti che c'era un'esigenza di servizio dedicato soprattutto alle cantine che volevano esportare verso paesi soprattutto dell'Unione Europea, e avevano bisogno di un punto centralizzato per poter concentrare, diciamo, le spedizioni. Quindi nel fine appunto anni 90 abbiamo aperto prima un piccolo magazzino che poi appunto nel tempo ha trovato, diciamo, sviluppo presso con altri clienti e con ulteriori spazi messi a disposizione. Ma cosa vuol dire gestire un magazzino come questo? Vuol dire approntare tutte quelle conoscenze, quelle competenze, quelle infrastrutture che permettono di arrivare a una conservazione perfetta di questo prodotto così particolare come il vino, che non deve conoscere sbalzi termici, deve essere trattato in un certo modo, con tutta la delicatezza necessaria. Tutto l'impianto, tutto questo magazzino infatti è totalmente climatizzato in modo da garantire condizioni di conservazione pressoché costanti durante tutto l'anno. Ma poi gestire un magazzino del genere vuol dire anche tenere separati, per esempio, i vini biologici da quelli non biologici, perché questa è un'azienda certificata ICEA, che è un ente certificatore nel mondo del food, in particolare per il biologico. Vuol dire anche creare una nicchia per i vini cosiddetti di pregio, quelli che hanno un certo costo. Ed è lì che si inserisce anche un pizzico di creatività, perché c'è un servizio aggiuntivo che viene fatto qui dentro, ovvero un set fotografico in cui scattare le foto non soltanto per verificare il livello dei vini, ma anche per una pura questione estetica. Ma la vera ricchezza, la vera potenzialità di una struttura come questa sta soprattutto nel livello burocratico e fiscale. Noi siamo stati probabilmente il primo deposito fiscale, come operatore logistico in Veneto sicuramente. Come veniva gestito prima, praticamente ogni azienda doveva arrangiarsi direttamente, gestendo quindi i rapporti con l'agenzia delle dogane per quanto riguarda la gestione del deposito fiscale e accise, e costringendo, fra virgolette, i loro clienti a andare a ritirare la merce in qualsiasi cantina in tutta Italia. E questo ovviamente creava problemi soprattutto nelle cantine del sud Italia, che si trovavano svantaggiate per essere quelle più lontane dai mercati di esportazione. La soluzione che avevamo offerto noi ha permesso a diverse aziende, soprattutto appunto del sud, di avere un punto d'appoggio nel nord Italia, rendendo molto più agevole ai loro clienti esteri, diciamo, il ritiro delle merci in Italia, e quindi aiutando l'incremento delle vendite. Voi praticamente avete maturato delle competenze, per così dire, esclusive. Possiamo dire che avete fatto un po' da pionieri apripista? Sicuramente, è stato un concetto abbastanza innovativo. Devo dire anche grazie alla disponibilità dell'Agenzia delle Dogane di Verona, che a suo tempo ci ha autorizzato ad aprire questi depositi.
Le competenze ovviamente si sono sviluppate con l'andare del tempo e via via ci siamo specializzati, a parte sul discorso del vino, anche con gli alcolici, i liquori, sia per l'importazione e l'esportazione e anche per le birre. La Brexit ha in qualche modo condizionato il vostro lavoro? Beh, al di là dell'aggravio di lavoro burocratico, Brexit, da un punto di vista dello sviluppo delle attività della società è stato sicuramente vantaggiosa. Il fatto di essere stati pronti dal primo giorno a eseguire le operazioni doganali sia in Italia che nel Regno Unito, ha permesso alla nostra clientela, diciamo, di continuare a beneficiare dei servizi, seppur con aggravio di lavoro e aggravi di costi, però abbiamo potuto così mantenere la regolarità dei servizi. A livello di importazione ovviamente abbiamo avuto un incremento di lavoro perché la situazione è ancora più complicata e quindi diciamo anche qua la nostra competenza, la nostra reputazione ci ha permesso di sviluppare ulteriormente il servizio. Un'azienda insomma in cui spicca una elevata operatività a livello internazionale, radicata qui nel cuore della pianura veronese, a Bovolone, con cui c'è un rapporto particolare. Ma noi siamo venuti appunto, come dicevo prima, a Bovolone nel 2009. Devo dire che abbiamo trovato un'amministrazione, diciamo, disponibile, aperta al business. Ci siamo insediati, con questo nuovo impianto, direi che l'esperienza avuta fino a questo momento qua è assolutamente positiva.